Se ne parla perché è un tema stringente e a volte poco conosciuto. La cromografia è la valutazione del presente, ma soprattutto la valutazione del futuro. Cosa accadrà nel mondo, in Europa, in Italia, anche nella nostra città? La crisi demografica in Italia e nel mondo. La scuola di educazione civica, nata da un'idea di Stefano Tenti, presidente dell'associazione Tra Tevere e Arno, ha toccato così un tema di stringente attualità. Ad affrontarlo il giornalista Ivo Brocchi con gli studenti del liceo artistico Piero della Francesca. In Italia c'è questa famosa crisi demografica delle culle, nel senso nascono pochi bambini rispetto a quella che dovrebbe essere un po' la costruzione regolare dei numeri della città e dell'Italia. E questo comporta cose importanti per quanto riguarda ad esempio l'organizzazione del futuro della società, la sanità, le scuole, l'urbanistica. Non è una materia che è solo per esperti che ne parlano a livello accademico, è una materia che riguarda tutti noi ed ogni giorno. Quindi questi sono i cittadini del futuro ed è bene che abbiano un contatto diretto con quelli che saranno i problemi più importanti della società. Proseguono così gli appuntamenti della Scuola di Formazione Civica Arezzo, una serie di incontri sull'educazione civica a tutto tondo, con stretti collegamenti con il territorio. Io credo fermamente, con gran passione, che questi ragazzi, e lo stanno dimostrando con i fatti di questi giorni, partirà da loro. La difesa dei valori della Costituzione partirà da loro, va bene? È bene anche che abbiano un po' di notizie disparate che possono essere riportate anche agli articoli della Costituzione, ma che comunque sono praticamente il mondo che entra nella scuola insieme alle altre discipline.